differenza. Però Vittorio, sul fronte però, offensivo ragione. Lui ha fatto la differenza. No, hai ragione, Vittorio ha fatto una giusta analisi, anzi la giusta rettifica. Ma anche è vero dire che Savic è arrivato a Manchester City quando aveva 17 anni ed essere uno tra partitivo tra i tanti di Manchester City vuol dire essere uno dei migliori, scusami, essere uno dei migliori sulla piazza. Certo. Poi può fare anche la tribuna. L'anno scorso non aveva capito, mica 17. Però, no, aspettami. No, l'anno scorso no, no, arrivato, allora, no, arrivato, comunque era finito giusto, primo giusto. Tempo 0-0. Allora io ti chiedo allora, ma se Savic era una garanzia per il City, perché ha preso Nastasic? Sì, signori, ma il City ha ridato via anche Pizzarro, l'ha riconfermato, e Pizzarro è uno più forte di tutti, che ci sono che al mondo, dai. Ma quello è relativo, il calcio è visto in modo diverso, ricordiamoci anche che certe operazioni vengono fatte dai procuratori. Pizzarro è relativo alla tribuna, Vittorio, ma conviene con me che Pizzarro è uno dei giocatori ora come ora più in condizione sono in Europa, Vittorio, di una cosa, è uno dei migliori che ci sia, vengono fatte anche con dei procuratori che sanno che prendersi in alzare il tono, si che è meglio basso, io almeno alzi il tono. Che certe operazioni alcuni club li fanno con dei procuratori, è inutile che ci nascondiamo, fali Ramadani, in cui si paga o si strapaga un giocatore come Nastasic, perché poi, non ti dico per forza Stefan Jovetic l'anno successivo, ma altri giocatori della scuderia di fali Ramadani possono arrivare al Manchester City. È ovvio che Nastasic ha dimostrato di essere meglio anche a livello di inserimento nel calcio inglese rispetto a Savic, ma ripeto, per valutazione complessiva dell'operazione è un super affare quello che ha fatto. No, ma non c'è Tadè e Massimo. Luca, non parliamo dell'affare, parliamo dei due giocatori. Allora, il Manchester City ha un ragazzo del 93, di che anno è? 93. Beh, del 93, lo ha tenuto due stagioni e qualche mese, va bene, e non l'ha mai fatto giocare. 91 Nastasic. No. Nastasic dice 93, 91 è Savic, giovane, sì, giovane. Allora l'ha tenuto nella rosa dei titolari almeno per due stagioni e qualche mese e non l'ha mai fatto giocare. Mancini cosa fa? Prende Nastasic. Allora a occhio da profano ritengo che Nastasic sia meglio di Savic, perché se no Nastasic gioca titolare e Savic stava a tribuna. Lo hanno anche pagato. Mi sembra normale. Lo hanno anche pagato. Cioè, una cosa è palese. Sì. Nastasic gioca sempre, Savic non giocava mai. Allora evidentemente questo Savic, che per la Fiorentina può andare bene, però deve migliorare, cioè deve fare esperienza, perché dopo due anni e mezzo di Premier, che l'ha vista solo dalla tribuna, evidentemente ancora deve fare esperienza. Vittorio, perché secondo te, ora si fa così per parlare, ma c'è sempre la meritocrazia in campo nel calcio? Che vuol dire la meritocrazia? No, scusami, se tu dici che Savic, giustamente, certo, che certo, sempre, chi, sempre. Chi okay. È meglio gioca. Non esistono direttori, secondo te, che dicono deve giocare quello invece dell'altro? Allora si parla di un'altra cosa, parliamo di altro mondo. Vabbè. Perché mi risulta che il vecchio direttore della Fiorentina, quello prima di Pradè, e se mi rettifica adesso il signor Luca Cellini, l'amico Luca Cellini, che diceva, ormai è all'opinione pubblica, diceva questo deve giocare e questo non deve giocare. Addirittura un certo Marchionni, che adesso è andato via, che non era un fenomeno, però diceva in chiare note che lui non giocava perché in chiare note non volevano farlo giocare. Però Michele Vittorio ti ha fatto la specifica che lui dice nei top club non posso credere che i direttori sportivi abbiano così incidenza nelle scelte. Forse tirabaralla di Compiobbi. Si chiama incidenza. Comunque in generale, visto che volevo riprendere un discorso che ha detto anche Vittorio, è chiaro che qui ci muoviamo cercando anche di dire le cose estremamente positive della Fiorentina, ad esempio sulle pale inattive. Io però mi chiedo sempre, visto che Vittorio ha detto la Fiorentina ha incidenza sulle pale inattive meglio rispetto a Milan, l'Inter, Roma e Lazio, e ha sopperito con le pale inattive ai gol che le mancavano dell'attacco, ma Roma, Milan, Inter, Juve, sto Gianni Vio che sapevano che già aveva inciso nel Catania e nel Palermo, ma possibile che poi per fortuna ce l'ha la Fiorentina, è un grandissimo vantaggio, ma possibile che i top club non abbiano pensato, italiani naturalmente, a questo che ha dimostrato di saper fare la differenza? A questo ti rispondo io. Scusate, ma a parte la meritocrazia, ma nell'Inter c'è un certo signor, ora si parla di tutt'altro, c'è un signor Snyder che per questione contrattualista non gioca, dunque, e tutti lo vorrebbero, la meritocrazia. Ma proprio tutti no, perché non c'è un fax di richiesta nella serie dell'Inter neanche a morire. Io dico tutti nell'Inter, tutti gli interisti lo vorrebbero in campo, sbaglio Daniele, penso di no. Non lo so. No, penso di no. Interisti tifosi di
amici. Tifo, bravo. Ah no, scusa, no, scusa, no, no, pensavo allo spogliatoio, no, perché no, lo spogliatoio tifo, lo può tifo, vedere. Dico, tifo, dico tifosi, dimmi se sbaglio. Allora, dico, la meritocrazia, io Vittorio, magari fosse che veramente sarebbe veramente molto. Faccio un inciso su quanto ha detto lui, perché sennò poi si va troppo là. Non è solo quelle parlava lui di Fiorentina, perché ci sono altre realtà anche a calcio giovanile dove esiste questa cosa. Ma cosa qua, scema, mi dai ragione, Maurizio, mi dai, l'ho detto subito. Io non capisco, non capisco di cosa state parlando. Su che, ma perché siete arrivati a questo? Non capisco io. Perché siete arrivati ad argomentare questo? Si parla del Manchester City, devo rispondere, volevo rispondere a Luca Geni mio. Cosa c'entra? Perché a volte essere partiti con determinati allenatori ti timbra. E quindi sei partito con Zenga, lo segna per tutto il resto della carriera. All'Inter non approderai mai. Perché alla Juventus Conte è convinto di non avere bisogno di un preparatore specifico delle palle inattive. Benissimo. Perché al Milan i dirigenti non prevedono questo tipo di realtà. E ogni società ragiona e funziona in base alle sue, posso anche dire una cosa, visto, alle sue impostazioni. Visto che parliamo di Snyder, c'è una pillolina che magari è passata nel secondo piano di questa settimana di Federico Pastorello, procuratore di Giuseppe Rossi, che ha detto che quello che blocca l'acquisto anticipatorio all'Inter di Giuseppe Rossi è il fatto che l'Inter prima si debba liberare, certo, dell'ingaggio di Snyder, e come hai detto tu, fax richieste a zero, ovo, nonostante ovo, le parole molto chiare di Branca tempo fa, che ha detto che è un giocatore che è un pacco per i nerazzurri. Quindi questo per far capire, questo è un quanto... direttore sportivo poco esperto, perché se e dice che sei un pacco non lo venderai mai. È la grande gaffe che tutti, bravo, poi hanno cercato di vabbè. Io capisco, ma vai, scatenati. Vedendo un Inter che, se non c'è il povero fra virgolette Cassano, non c'è una palla giocabile, ci per gli attaccanti, cioè avere uno Snyder, pagarlo, tenerlo lì, bravo, e non avere la possibilità, perché bene o male Snyder, punizione, un calcio d'angolo, cioè è quella pillolina aggiunta, fatto due volte. È quella pillolina aggiunta. Io sono per Bercaccio, sono un tifoso, lo sto a vedere i bilanci dell'Inter, sono un passionista del Bercaccio, lo vedo leggermente, cioè a darci la zappa sui piedi, come si dice nelle nostre parti. Poi giustamente, come diceva Giorgio, non ci sarà tanta simpatia, ma è stato il fatto che secondo me Snyder ha tirato un po' troppo la corda ultimamente, perché non ha avuto mai trovare un accordo sul contratto, non ha avuto fare una spalmatura, non ha avuto fare niente. Quindi secondo me c'è una presa di posizione. Branca Sala, secondo me, lascia un po' il tempo che trova, perché Branca secondo me fa le veci, diciamo, di quello che dice Moratti. Se Moratti gli dà una copertura di X, fa per X, se no insomma va un po' dietro a quello che questo dice. Questo lo fanno tutti. Noi dalle nostre parti si dice mette il ciuco dove vuole il padrone. E fa anche bene, lo farei anch'io. Cioè,